Allora Paolo, con la tua partecipazione ieri all'Ariston hai trasmesso grandi emozioni e insomma una grande forza per tutto il pubblico e le persone meno in salute. Che esperienza è stata per te? È stata un'emozione indescrivibile. Non essendo un cantante, essere ospite è un grandissimo regalo perché mi dà l'opportunità di portare il mio messaggio di vita a milioni di persone. Lo sto vivendo come un sogno ad occhi aperti. Questa malattia bastarda 4 anni fa si è impossessata del tuo corpo. Quanto ti ha tolto e quanto ti ha dato? Fisicamente posso dire tranquillamente che mi ha tolto tutto. Ha cominciato dalle mani, che sono lo strumento fondamentale per cucinare, continuando prendendosi le gambe, la parola, ed anche il respiro. Ma, come dico sempre, il corpo è un veicolo, è lo spirito ad essere il vero protagonista della vita. Quindi, fisicamente mi ha tolto tanto, ma spiritualmente mi ha dato moltissimo, l'amore dei miei cari. Grazie al quale la mia forza è esplosa e mi ha portato qui dove sono. Perfetto, ottimo. Senti Paolo, con i proventi di questo tuo brano verranno devoluti a questa associazione da te presieduta. Per quale progetto? Il mio sogno è quello di realizzare una struttura attrezzata per accogliere i malati gravi, dove possano trascorrere dei momenti di pace in compagnia dei loro cari. Si pensa erroneamente che chi ha una disabilità debba dimenticarsi della vita normale che faceva prima e non debba pensare a cose come il riposo della mente, ma io che certe cose le vivo sulla mia pelle posso garantirvi che un malato grave, a casa, non fa le vacanze e sogna di rilassarsi come chiunque altro. Oramai si può dire tu sei una star a tutto tondo. I tuoi prossimi progetti? Intanto mi concentro sul post Sanremo, poi i miei pensieri vanno alla struttura e poi, chissà. E poi chissà, sarà sicuramente tutto ciò che tu vorrai creare, un grande veramente atto di forza, un atto di grande coraggio. Quindi forza Paolo Palumbo, ma andiamo a conoscere anche insomma parte del tuo staff, insomma, della tua band. Tu sei? Christian Pintus in arte Kuma Libre. Sei il cantante. Sì, sono il cantante. Ok, e poi abbiamo il chitarrista, giusto? Sì, chitarrista arrangiatore del brano, insomma. Ok. Andrea Cutri. Voi soddisfatti di questa esperienza? Sì, tantissimo. Per me è stato un onore, oltre che un piacere, insomma, far parte di questa bellissima cosa, che penso sia unica. Sì, è stato veramente forte essere lì con Paoletto e far conoscere la sua storia a tutta Italia. Grazie. Caro fratello, tu insomma sei un po' la sua azione. Sono le braccia e le gambe di Paoletto, mi faccio fare tutto ciò che desidera. Tutto ciò che desidera. Senti, adesso colei che rappresenta l'Italia, l'Italia Turitta, proprio il simbolo dell'Italia, vuole farti un dono molto importante. La facciamo avvicinare e vediamo di cosa si tratta. Ciao Paolo, a nome di tutta l'Italia, per il tuo coraggio e la tua volontà. Grazie Paolo, buona missione da parte di tutta l'Italia, buona missione da parte di Telegenova, di TV38 e di Truman Show. Grazie di cuore per essere venuti a trovarmi e grazie per questo riconoscimento. Vi abbraccio virtualmente. Un saluto a chi ci segue da casa.